Wahekuju, ben ritrovati dal vostro Andrea Incromantone in questo nuovo episodio di Yokai Watch 4. Dopo aver sconfitto Pupomimo, ci dirigiamo al Monte Selvoscuro perché sembra che molti yokai si siano radunati lì per un evento speciale. Non perdiamo tempo. Voglio un attimo vedere qui. Ok, qui ci siamo già stati. Mi piacerebbe esplorarlo per benino. Troppo divertente, ragazzi. Ma poi anche il gioco di luci e ombre. Questi stanno discutendo. Ah no, forse vogliono mettersi contro uno yokai in particolare. Che succede? Quello è cosa? Ma poi anche le fiamme di Jibanyan che si riflettono su di lui? Non so se ci avete fatto caso, ma le fiamme di Jibanyan si riflettono su di lui. Cambiano il suo colore. Sul viso, ovviamente, parlo, eh. Ah, è qui? Ah, eccolo. Ma è dentro Strello? Ikikomori si chiama lui. Ma perché si è girato? Cosa è successo? Ma poi il bello è che le sue ali non sono proprio sue. È tipo un mantello. Se vedete bene, si tiene. Ma l'ho visto solo ora. Porca miseria. È assurdo, guarda. Eh sì, per uno che è un recluso dentro casa, uscire è stancante. Yokai Gacha. Ah, vuole darci una moneta, forse? Ah no, aspetta, lui ci sta parlando della macchinetta. Sì, però sono subito saltato alla dacci una moneta che voglio andarla a provare. Magari poi non ci esce neanche uno yokai, però. Amico, Koichi. Soprannome no. Assolutamente no. Non so perché, ma agli yokai non piace dare soprannomi. Invece, ai Pokémon sì, mi viene più naturale. Possiamo anche cambiare partner in battaglia. Vabbè, certo. A parte che comunque sia a inizio gioco. Penso che tre yokai in campo tranquillamente li teniamo. Quindi non serve a cambiarli. Bene, ora possiamo andare direttamente alla macchinetta. Ah, però. Ci sono dei guai in vista. Ma stanno facendo la fila? Quanti tapì? Quanti? Ma che succede? Tutti sti baku qua a mezzo. Ma che è sta roba? Scusa, Sabio? Che succede, amico? Bugs Bunny? Siamo tutti quanti in fila per la. Aspetta, vuoi dire che hanno trovato dentro la macchinetta un altro Yokai Watch? Dentro la slot? Chic Show. Stiamo al limite delle parolacce, insomma. Jack Chic Show di suo è una parolaccia, ma non vorrei di nulla. Però è un PEGI 7, se non sbaglio, da noi questo, in teoria. Jin Menken. Lo fa addormentare. Povero, guarda, sto yokai proprio è sfigato forte, eh. Un momento, voi non potete fare come vi pare. Ok, quindi siamo io e Kikomori e Jibanyan contro tre Blantro contro tre Baku? Mi è venuto Blantapiro, lapsus. Va bene, facciamoli fuori allora. Allora io pesto uno, voi fate prendete chi vi pare, basta che non menate quello che sto menando io. Posso cambiare bersaglio, perfetto. Sì, già l'ho capito.
Vai, 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 mena, mena, mena. Un attimo una cosa, questo a che serve? Niente, ho finito i punti. Ah, non posso più pestare niente, ragazzi, ho finito i punti. Pensateci voi, fate, vai, fammi recuperare, va. Finito? Bravo, aiuto! Stavo dicendo a Whisper che era bravo. Gibanian, mamma mia, ragazzi, che confusione. Devo dire... Ah, così posso far recuperare i punti. No, volevo dire... in un primo momento, quando ho visto il trailer della battaglia, dico, cavolo, la battaglia dinamica è bella. Però sta diventando... Farla è caotica. Devo un attimo poi prendere bene la mano con tutti quanti i comandi. Però, insomma, per il momento mi sembra abbastanza caotica. Cos'è che ci dà? La medaglia? Beh. Va bene, sì, Baku come Kikomori dentro Strello è uno yokai che si recluta automaticamente, ecco. Certo però che qua Baku è qualcosa di creepy da far paura. Ah, la lama, ok. Ridi di meno, tesoro. Anche tu ridi di meno. Perché ridono? Che vi ridete? Fate paura. Fanno impressione davvero. Perfetto, ora possiamo provare la Gashapon, no? Quindi dai, dai. Ah no, siamo ancora in fila. Ah, però queste sono armi per me. Tipo Blaster Steel, allora. Ok. Equipaggiamola. Ah, posso anche dare i miei yokai, ovviamente. Certo. Allora, io ho il watch, non ho altri oggetti per equipaggiabili, a parte il cibo. Vabbè. Tutti carichi. Allora, ce la facciamo ad andare avanti ora? Vorrei sapere quello che succede. Uff. È stanco di aspettare. Io comunque sia in grafica ho messo tutti quanti i possessori di Yo-Kai Watch che level 5 ha dichiarato essere canonici. Quindi Luna non c'è. E lui neanche ha avuto fortuna. Vuoi vedere che siamo noi proprio i fortunati? Tu sta a vedere? A meno che... Non prendiamo la chiave. Cioè, proprio saremmo proprio super fortunati, eh. Incrocio le dita. Tanto è scriptato. Ok, grigia, quindi nulla. Beh, allora. Quando dice la fortuna? Nanikore? Kaki. I kaki, quelli degli alberi. No, ragazzi, voi non capite. Ma scusami, no? Anche tu... Cos'è? Mo la vuoi tu, la vuoi? Ah, vuoi sfidarmi? Beh, ti prendo a schiaffi, allora. Userò la chiave per aprirti il cervello. Ah, no, forse voleva solo... Ha detto... Una sfida. Forse voleva solo provare la sfida della Slot Kai? Ah... Capito. Scusami allora, vabbè, però se voleva combattere il primo cervello. Tu non lo sai, ma quella chiave nasconde un grosso potenziale. Ed eccolo. Il cagnolino che abbiamo visto nel trailer, nella demo, nei trailer, in tutte le parti. Ma un cane? Inu? Sembra lo Shiba. Classico cane giapponese.
Tu... Cioè, è un cane giapponese, proprio razza giapponese. Non il classico cane giapponese. Ciotto, matte, aspetta, non scappare. E invece lui scappa. Però guarda un po', hoppla. Un bagnetto? Niente bagnetto. Sono qui, tranquillo. Ah, mo ci porta... Ma guarda, un gatto contro un cane. Mi dispiace, non posso... Non posso fare nulla, ma attenzione! Tobira? È scomparso. Salve? Ma che cosa? Io potrei fare, dico, ah, ok, lo conosco, non è nulla di che. Ah, se n'è accorto, insomma, che è un po' diverso. Ha fame, ho capito che hai fame, nonnino. Sembra non ho fame, ma in realtà... È la forma Shadow, credo, di nonno fame. Yabai. Vieni, Jibanyan. Jibanyan mi sa che pure si spaventa. Sì, lo so, è un po' particolare questo gioco. Dice, ne sei sicuro, Andrew Link? Io non sarei tanto sicuro. Oh signore, cosa ci tocca vedere? Quindi insomma, quello che stavo dicendo prima, non è che dobbiamo per forza vedere subito la porta, no? Quella che ci porta in altri universi paralleli, però dico sarebbe bello e detto fatto. Ah ok, abbiamo l'Energimax ora, però devo attivarlo io. Tension up, sì, l'ho visto anche nel trailer. Ah, ma per i miei yokai? Ah, ricarico i miei yokai! Ora è chiaro! Però mi dispiace, ma devo... Non ho punti, non ho punti per fare nulla, né per attaccare né per altro. Cavatevela da soli, ragazzi. Che vedevo di? Cos'è successo? Oh, attenzione, scappate. Non mi ha ricaricato per niente i punti. Devo stare più attento allora a come li uso. Però li ho dati a Jibanyan e agli altri yokai. Ho notato. Il fatto che non scompaia e che rimanga così lo rende ancora più spaventoso, posso dirlo? Fa paura. Oh, ok, ecco, è la forma Shadow. Questa è la forma Light. Sembra più una persona molto strana, però... Secondo voi cos'era? Ecco. Sì, cerca Whisper, cerca, tanto non trovi nulla. Mi dispiace, ma non troverai nulla. Perché il tuo Yokai Pad è aggiornato per questo universo. Attenzione però, la chiave ha reagito a questa porta. Che funzioni tipo la gacha? Cioè che in base alla chiave che abbiamo esce uno Yokai? Oppure possiamo attraversarla quando vogliamo? L'unico modo sarebbe provarla. Però certo è che è colpa della chiave. Però, come c'è finita la chiave da noi? Nel nostro universo?
Sì, stai reggendo la porta. Beh, però guarda, non possiamo andare oltre. Strano. Ma peccato. Vuoi fare la chiave sulla porta? Certo. Non abbiamo altra scelta. Devo proprio... Ah, ecco. Pensavo di doverla mettere proprio tipo chiave, invece no. Reagisce alla presenza della chiave. Vogliamo entrare? Comunque sia, essendo il primo capitolo, non ci sarà un boss finale. Sicuro ne sei. Però la schermata di caricamento già ci fa vedere Jibanyan forma Light e forma Shadow. Però di Shadow Side. Non è la casa di qualcuno. Ha detto permesso, ma è all'aperto. Oi oi. Che sia per colpa di quello che è successo a Emma. Ok, non sta diventando polvere, quindi già è qualcosa. Però il fatto che sia pietrificata... Per l'appunto. Ci arrangiamo. Trisalamandra. Link, girati, girati. Se no. Un, due. Ma si è mangiato Whisper. No, devo combatterci. No, da paura. Boss battle. Cambia anche l'animazione, vedi? Oi, 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 oi. Mira all'occhio, Andre Link, mira all'occhio. Però sapete che faccio? Io sono molto audace. Ecco, come combattiamo? Ah, ma è Trisalamandra che l'ha fatta diventare di pietra. Non per quello che è successo a Emma. Quindi per liberarmi devo muovermi dopo. Ok. Non ho punti. Ma perché non ho punti? Ah, ecco come mi ricarico. Perfetto. Ho capito come ricaricarmi ora. Però non gli faccio niente alla fine, se mi ricarico. Quindi, insomma, è pensata bene sta cosa. Ma se io volessi colpire il suo occhio, no? Ma questo no, perché... Dato K.O. Ma non se l'era mangiato Whisper? Ok, Natsume Tome Akinori. Perfetto. Nostra figlia e due suoi amici. Ok, tu mi ricarichi gli yokai? Aspetta un po', perché non funziona? Ok, ancora va. Oggi Jibanyan è di pietra? Fa un po' a vedere come funziona. Ah no, si è liberato da solo. Accidenti. No, di là, l'altro occhio.
L'altro occhio, niente, non... Mannaggia! Ah, ma sto controllando Jibanyan? No, fermati. No, l'altro. Ecco, perfetto, hai capito, no? Ma perché mi cambia personaggio? Eccolo. Non so se devo tirarlo fuori, tipo... Intanto cerco di colpirlo, di fargli più danni possibili, non lo so. Aspetta. Ah, ok. Ok, metà vita. Eccolo. Quindi deve proprio indebolirsi lui. Perfetto. E ora che l'abbiamo fatto uscire, dobbiamo colpirlo un bel po' di volte. Massacriamolo. Andato. E un bel po' di danni a Trisalamandra in questa maniera. Dai. Perfetto, quindi così funziona la battaglia contro Trisalamandra. Non mi sono fatto niente. Sono indistruttibile. Ma tipo l'Energy Max come si usa? Perché non mi sembra che me l'abbia detto ancora. Ah, devo essere lo yokai, mi sa? Sì. Ok, combinazione di tasti, dov'è? Me lo locchi? Grazie. Sì. Bloccamelo. Eccola. Tipo Blasters, allora. Però devo essere io lo yokai per fare l'Energy Max. Va bene. Mi pare giusto. Ottimo. Lei ha la lancia come arma. Fighissimo. Una alabarda, non una lancia. Sì, si può anche chiamare lancia, però... Wow. Una bella arma. Quindi, cosa abbiamo imparato da questo primo capitolo? Che taglierò gli episodi in più parti. Bello, quindi l'Energy Max devo selezionare lo yokai, mi pare anche giusto, perché devo essere io a decidere quando attivarlo e non il computer. Perfetto. Ok, fa un'altra sigla. Ah, posso skipparla con X? Ok. Se volete vederla andate sul sito della Level 5, oppure basta che scriviate su YouTube Yokai Watch 4 Opening e trovate subito la sigla. Perché io non posso proprio assolutamente mettere l'audio della sigla nel video, perché sennò, oltre a mutarmi tutto l'audio, mi mettono anche il copyright. Certo, un copyright innocuo, però vorrei evitare. Eh sì, ovviamente lei dice, vabbè, scusami se non... è un po' complicata la storia, però insomma, mo ti ragguaglio. Sì, ecco, questo è Trisalamandra, forma Light. Quella di prima era la forma Shadow. Non ho capito se si è calmato oppure se semplicemente era una prova per far vedere se noi siamo degni possessori dello Yokai Watch. Sì, è Trisalamandra. Però è bello forma Shadow, eh. Mi piace molto. Girati. Mis?
Ovviamente Jibanyan ha paura. Eppure, non, Shadowside non ho mai capito bene come si svolge, però mi sembra che loro diventino così col passare degli anni. Però possono anche ritornare alla forma base, diciamo. Perché in un episodio c'è Jibanyan che salva la figlia di Emi. E poi torna alla forma che tutti quanti conosciamo. Quindi loro tre sono obbligatori, invece gli altri opzionali. Ma tipo se me ne volessi andare? Questo è Valdoro 30 anni dopo. Ah no, c'è bloccato. Questo è Parco Triangolo? Attenzione, incontriamo anche il primo scrigno. Pronti? Salve. Hambaga. Allora direi di parlare intanto con Natsume. Ma penso che basti parlare anche con uno di loro tre allora per andare avanti. Ah, lei Natsume. Ah, vediamo un po' se ci entra. Natsume ci entra, bene. Sì, nome classico le lascio. Quindi devo rinominare tutti quanti? Ok, più che altro i tre personaggi, perché poi toccherà giocare anche con loro. Lui si chiama Touma, però la U non si sente. Io ce la metto comunque. Touma. E ora Kinori. Akino. Akiroino. Megalomane. Lui riesce a vedere gli yokai anche senza Yokai Watch. Beh, sì, ci sono esseri umani nel mondo di Yokai Watch che riescono comunque sia a vedere gli spiriti senza ausili. Ma devo per forza rinominarli tutti, no? Basta che ci devo parlare anche, no? Ok, loro ovviamente fanno i rivali per fare il valletto, ma sinceramente a me mi interessa poco di loro due. Appena posso cambiare valletto, ciao Whisper. Perfetto, ci siamo, abbiamo parlato con tutti, abbiamo cambiato i nomi ai personaggi principali. Sì, però se lo chiami papà gli fa strano. Chiamalo per nome, no? Amano Natsume, sì, il nome suo praticamente. Natsume-san. Amano. Link è tuo padre. Sì, non l'avete capito? Prima? Non l'ha detto prima? Vabbè, non l'hanno capito. Qui siamo 30 anni rispetto al mondo dal quale provengo. Per loro è strano. Per me invece è normalissimo. Gnani. Sì, infatti quello è il modo in cui loro si evolveranno appunto nel futuro. Non si sa perché. Potrebbe anche essere che non è solo un mondo. Noi non siamo in un mondo parallelo, forse. Noi siamo nel futuro proprio. Sinceramente avere tre salamandre al mio fianco non mi dispiacerebbe. Grazie Mochi, vuole farmi da guida? Cosa guardi?
Bene, finisce così il primo capitolo. Per ora mi sta per la mente. Sicuramente parte della storia si svolgerà nel post-game, o faranno addirittura più di 10 capitoli, che sarebbe la cosa più normale in un gioco che comunque sia conta ben 6 personaggi giocabili almeno. Quindi, penso che o avrà più capitoli, o alcuni personaggi tipo Shin saranno materiale da post-game. Ma lo vedremo solo andando avanti nel gioco. Ora, l'uscita di Yo-Kai Watch sarà in concomitanza con quella di Inazuma Eleven Go Galaxy, quindi appena Go Galaxy finirà, Yo-Kai Watch prenderà il suo posto. Ad ogni modo, Kuji, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio. Ovviamente, come ho detto all'inizio video, molte traduzioni le ho messe come materiale scritto, perché leggere, tradurre tutto quanto in contemporanea è un'ammazzata. E qui di testi ce ne sono in abbondanza. Inoltre vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!